Sì, delle stime a ribasso che riguardano anche e soprattutto paesi come l'Italia e la Germania. Hai detto che gli istituti, appunto come il Fondo Monetario Internazionale, sono costretti a rivedere continuamente le stime anche in base all'evoluzione della situazione del quadro macroeconomico. Ma ti dico, ecco, secondo te, diciamo, queste stime, queste previsioni, quando toccheranno il picco di negatività? Perché tutti dicono ci stiamo preparando per una tempesta perfetta che in realtà non abbiamo ancora visto del tutto, ma sarà il 2023 il vero annus horribilis della finanza e dell'economia, e naturalmente questo inciderà poi sulle tasche di noi consumatori. Sarà effettivamente così? Probabilmente sarà così perché diciamo c'è stata anche la volontà delle banche centrali di arrivare a quel soft landing che poi è la condizione secondo loro per vedere un abbassamento strutturale dell'inflazione. Quindi diciamo è una sorta di recessione indotta in questa fase, una sorta di coma farmacologico che deve ovviamente bloccare alcune attività per evitare guai peggiori. In questo caso si cerca di rallentare l'economia in ogni modo per vedere poi un calo drastico dell'inflazione. Però è un'operazione molto difficile, è un'acrobazia ad altissimo livello, altissimo coefficiente di difficoltà che non è mai sostanzialmente poi riuscita, perché quando le banche centrali iniziano ad alzare i tassi e superano determinati livelli che vanno a incidere e impattare sulla macroeconomia, sull'economia reale. Si crea effettivamente un rallentamento, però il problema è che c'è di fatto un altro livello, un'altra soglia del dolore che in questo caso è applicata alla componente finanziaria che nei decenni precedenti era sostanzialmente marginale, ma invece oggi è diventata preponderante. Quindi diciamo che il tasso che crea dei problemi alla finanza oggi è un tasso di interesse molto basso sostanzialmente e inferiore a quello che sarà il picco che raggiungerà sicuramente la Fed, ma probabilmente anche la BCE. Quindi c'è questa nuova variabile in più che prima non c'era, perché ovviamente l'attività diciamo, della finanza era subordinata a quella dell'economia reale. Negli ultimi 15 anni, diciamo che negli ultimi 20 anni sostanzialmente, invece l'economia finanziaria ha preso il primo posto per importanza, e il problema è che qui il tasso che può creare dei dissesti finanziari è un tasso di interesse che è molto più basso rispetto a quello a cui arriverà probabilmente la Fed. Quindi ecco, il problema è questo: si sta cercando di sgonfiare, diciamo, una bolla finanziaria sostanzialmente ed economica creata per mille motivi da un'attività monetaria particolarmente generosa negli ultimi decenni, e si deve cercare appunto con questo strumento di fare un piccolo foro che però non provochi lo scoppio, ma che provochi solamente un progressivo allentamento della tensione all'interno del palloncino che si dovrebbe sgonfiare nel corso del tempo. Quindi ecco perché è particolarmente difficile, e l'esempio diciamo del palloncino che deve essere sgonfiato, però non deve scoppiare, è un esercizio che ci rende bene l'idea di quello che si sta cercando di fare.